Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo il test di una, diciamo, funzione super interessante che ha questo Power XX, perché ovviamente una delle sue caratteristiche, diciamo, particolari se non uniche è appunto avere un case waterproof e dei galleggi a droni. Io li chiamo così, non so se è il suo nome esatto. Comunque, due sassicciotti che vengono installati sotto i piedini del drone. Si va a montare il case waterproof e questo drone può atterrare e decollare dall'acqua. Ovviamente può volare anche sotto la pioggia, utilizzando solo il case e non i galleggi a droni, che non servono a niente. In caso di pioggia, se si vola, diciamo, non su un lago o su un mare, quello che è, ma invece nella situazione di oggi monteremo sia. Ma invece nella situazione di oggi abbiamo montato sia il case waterproof che il galleggiadrone, perché decolleremo e atterreremo da questo lago. Quindi siamo qua al lago di Civate, vicino a casa mia, è una giornata bellissima. Quindi adesso ho montato il tutto, quindi avete visto che ho montato il tutto, non ci vuole tanto, credo che ci voglia tipo 1 minuto, 2 minuti si monta il case e il galleggiadrone, quindi faremo un decollo dall'acqua. O meglio, decolleremo da qua dall'erba, atterreremo nel lago e poi ridecolleremo dal lago e faremo anche qualche ripresa qua con, diciamo, il case per vedere il risultato che si ha dal punto di vista video quando abbiamo il case montato. Ovviamente, diciamo che il case, magari in una giornata come oggi, dove è super sereno con un bel sole e tanti riflessi, potrebbe andare a creare appunto anche dei riflessi ulteriori alla fotocamera. Mentre magari se lo utilizziamo il case quando piove, quindi è nuvole e non c'è il sole, probabilmente questi riflessi non ci saranno e il risultato potrebbe essere sicuramente migliore. Però è da provare, quindi non ho ancora fatto riprese video di questo tipo, le faccio oggi per la prima volta, quindi vediamo il risultato. Ma la cosa che super mi entusiasma è appunto il decollo e l'atterraggio dall'acqua con un drone comunque protetto dagli schizzi e da tutto con il suo case. La cosa che mi preoccupa è che quando si atterra nell'acqua il drone poi deve ridecollare, perché se non dovesse ridecollare veramente non saprei come fare per andare a prenderlo, perché comunque essendo al lago l'acqua diventa subito alta, poi è freddissima e quindi nel senso ciao ciao drone. Quindi ragazzi adesso non perdiamo altro tempo e decolliamo in modalità waterproof con il Power XX qua al lago di Civate. Ok ragazzi, siamo pronti. Il Power XX in versione galleggia drone, o meglio in versione anfibia, nel senso che può atterrare nell'acqua e decollare dall'acqua. Adesso decolliamo e facciamo un atterraggio nell'acqua e poi ridecolliamo dall'acqua, appunto per far vedere anche questo Power XX in questa situazione, che poi è una delle sue caratteristiche, diciamo, principali appunto rispetto ai soliti droni che siamo abituati ad avere in mano. Questo è in grado di volare sotto l'acqua e di atterrare e decollare dall'acqua, tutto in sicurezza, perché comunque i galleggi a droni sono i suoi fatti dalla casa produttrice e soprattutto il case protettivo che evita che onde o schizzi d'acqua vadano comunque a bagnare l'elettronica di questo drone. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e decolliamo con il Power XX in versione waterproof. Quindi adesso il drone è fermo sopra l'acqua, quindi proviamo a fare un atterraggio, facciamo un atterraggio automatico e vediamo come il drone atterra nell'acqua. Sta atterrando. Wow, figata pazzesca. Avete visto che il drone è atterrato senza problemi, adesso sta galleggiando e adesso rimane la cosa più interessante vederlo decollare dall'acqua, sperando che decolli, perché se non dovesse decollare, come cacchio faccio ad andare a prenderlo? Quindi speriamo che decolli, anzi, facciamolo subito, almeno vediamo se va tutto a buon fine. Quindi facciamo sempre un decollo automatico. Wow, decollo avvenuto con successo. È una cosa che mi preoccupava tanto, l'idea di avere il drone in mezzo al lago, anche se non lontanissimo dalla sponda, ma vedete che l'acqua comunque è alta subito, perché nel lago qua non si entra gradualmente, quindi come cavoli potevo andare a prenderlo? E soprattutto l'acqua è gelata. Quindi per fortuna è andato tutto bene. Allora, c'è una cosa da dire, che quando montiamo il case, il drone in automatico riconosce di avere il case montato.
Quindi l'applicazione, prima, quando l'andiamo ad avviare, ci dirà che entro 10 secondi il drone passerà in modalità waterproof. Quindi se clicchiamo ok, lui farà in automatico il passaggio dell'applicazione in modalità waterproof, mentre se facciamo annulla, perché in realtà magari è un'anomalia, ma in realtà il drone non ha sul il case, possiamo fare cancel e l'applicazione entrerà in automatico in modalità standard. Questo perché alcune caratteristiche del drone, la gestione della batteria, la gestione della velocità, vanno a modificarsi con diciamo, questi accessori montati. Quindi adesso facciamo un piccolo volo con il case montato e con il galleggia droni montati. Allora, in modalità waterproof non abbiamo il funzionamento del selettore, nel senso che nell'applicazione abbiamo appunto la scritta waterproof e il selettore delle tre velocità è disattivato perché abbiamo solo questa velocità ed è una velocità abbastanza lenta, nel senso non lentissima, però rispetto a come può volare questo drone senza case e senza galleggia drone, è veramente più lento anche a scendere, cioè è molto meno brusco, è più delicato e è meno cattivo diciamo, nella spinta dei suoi motori. Però ovviamente tutto questo perché ci sarà un motivo di sicurezza per quanto riguarda il montaggio di questo galleggia drone e del case. Ok ragazzi, queste riprese che avete visto fino adesso sono state fatte con il case, quindi con i pro e i contro che ha ovviamente l'utilizzo di questo case e di questi galleggiadroni, perché i galleggiadroni ovviamente hanno comunque una resistenza all'aria, anche il case comunque dà peso al drone, ovviamente tutto questo comporta che la batteria dura molto meno rispetto allo standard, però è un prezzo da pagare per avere un drone waterproof che secondo me è una figata pazzesca. Quindi adesso ragazzi, prepariamoci e facciamo il primo cinematic video con il Power IGXE.
stata un'esperienza secondo me eccezionale. Il drone vola in maniera completamente diversa, l'ho detto anche mentre lo stavo utilizzando, perché comunque quando andiamo a montare il case, il drone entra in modalità waterproof, o meglio, l'applicazione lo fa entrare in modalità waterproof, quindi adatta l'applicazione, o meglio, le caratteristiche del drone per volare con questi salsicciotti e con il peso del case. Quindi non si ha più la possibilità di andare a modificare le tre velocità di utilizzo, una modalità, o meglio, c'è una modalità unica preimpostata che si chiama appunto waterproof e non abbiamo la possibilità di scegliere tra le varie tipologie di volo, o meglio, di prestazione di volo. È una modalità con delle caratteristiche abbastanza lente, nel senso non si ha una grandissima velocità, anche le virate, il far scendere il drone, tutte queste cose, anche salire, tutte queste cose sono molto più soft, appunto perché comunque questo drone sta volando con degli accessori che vanno a modificare quello che sono le sue caratteristiche base, però lo fa bene. Ovviamente dal punto di vista della qualità video con il case waterproof io non l'ho ancora vista in questo momento in cui vi sto parlando, voi invece l'avete appena vista, quindi scrivetemi nei commenti come vedete il tutto, probabilmente ci saranno sicuramente dei riflessi secondo me quando è una giornata di sole come oggi, con l'acqua, il sole e il case secondo me diciamo, amplifica sicuramente qualche riflesso e andrà sicuramente a creare qualche riflesso alla fotocamera che poi si vedrà nel video, mentre sicuramente se utilizziamo il case sotto la pioggia, quando il sole non c'è, sicuramente questi riflessi non ci saranno. Cosa dire? Il drone si è comportato benissimo, mi è piaciuto un sacco vederlo atterrare e decollare dall'acqua, quindi ragazzi, non so, anche questa caratteristica che per il momento secondo me è unica, cioè i salsicciotti non sono unici nel senso che optional per altri droni si trovano, ma non sono diciamo forniti dal produttore del drone. Qua invece sono proprio creati ad hoc per questo drone e fatti dal produttore del drone. Ma la cosa importante è che si ha questo case che comunque nel mare se ci dovessero essere le onde o comunque anche qua in un lago con diciamo gli schizzi che potrebbero venire su creati dalle eliche, ovviamente non vanno a bagnare nessuna parte elettronica. Quindi una sicurezza in più che si ha nell'atterrare e decollare dall'acqua. In più ovviamente con questo case si può volare sotto la pioggia che è un'altra cosa super figa che spero di fare presto appena il tempo cambia e diventa brutto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa caratteristica sicuramente unica del Power EX di avere all'interno della confezione un case waterproof con dei salsicciotti per atterrare e decollare dall'acqua vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. Ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!